Qua prima di parlare del vino c'è tutta una bella storia. Questo si chiama Audace 18.99 e la storia era chiusa qui e anche nella retro etichetta c'è scritto tutto. Allora, il vino che ho dedicato al fondatore dell'azienda, mio nonno Bragato Romano Giuseppe Bersagliere, nonché ragazzo del 99. Audace perché? Audace è il nome del cacciatorpediniere che il 3 novembre 1918 sbarcò a Trieste, di fronte Piazza Unità d'Italia, sul molo che adesso ha preso il nome, sul molo Audace. E in quell'occasione praticamente Trieste venne liberata e ufficialmente arrivò la prima nave battente bandiera italiana. E ad aspettare questa nave c'erano centinaia e migliaia di persone dalle foto storiche che si vedono. Ma perché Audace? Perché mio nonno è stato uno dei primi soldati a mettere piede in quel molo e per tutta la vita lui ha raccontato questo fatto, perché ragazzo 99 è partito per il fronte a 17 anni, ha fatto 2 anni di fronte che era una cosa terribile, una guerra bruttissima tra la vita e la morte in qualsiasi momento, e per lui arrivare in quel momento dopo 2 anni di fronte e trovarsi questa folla festante che lo aspettava è stato come passare dall'inferno al paradiso in un attimo, ed è stata un'emozione talmente grande che gli restò per tutta la vita, la raccontò a tutti continuamente, centinaia di volte, a tutti i nipoti. E quindi quest'anno è il centenario, era un'occasione, era un dovere irripetibile, era un dovere per me riuscire a produrre un vino che fosse all'altezza di questo racconto, di questa emozione. E quindi cosa abbiamo scelto? Abbiamo scelto, e parliamo del vino, un refosco dal peduncolo rosso, però giovane. Un refosco giovane è difficile da produrre, non è che sia difficile, ma diventa di difficile beva perché ha un carattere selvatico, è un po' tannico, acidulo. E allora mi sono inventato, tra virgolette, 3 maniere diverse di vinificazione. E adesso non sto qua a andare nel tecnico, comunque alla fine questi 3 diversi refoschi sono stati uniti, abbiamo fatto un assemblaggio e il risultato finale è di un vino di facile beva e molto piacevole. E sono prodotti che si inorgogliscono. Altra cosa che inorgoglisce, non abbiamo detto, è questo scambio.